C'è una pista per l'omicidio di Elena. Gli investigatori stanno indagando nell'ambiente della vita notturna per risalire all'omicida della 32enne residente a Lucca, trovata uccisa in un appartamento di Aosta. Motosega in azione, scoppia la protesta, tensione al via dei lavori di abbattimento degli alberi di Piazza Statuto. Il sindaco spiega i dettagli dell'intervento di riqualificazione. Schianto in moto a causa del fumo, la nube prodotta dall'incendio di una serra lungo la variante Aurelia potrebbe aver contribuito a far perdere il controllo dello scooter a un 74enne che ha riportato numerosi traumi nella caduta. Alla Gulfa la prima prova del campionato italiano trial 4x4. L'area nel comune di Massarosa ha ospitato gli equipaggi che si sono cimentati nel percorso naturale gestito dall'off-road Versilia. Per il calcio vincolo Real Forte e Ghiriborgo, Seravezza impatta in casa. Il Real va a vincere sul campo della Marignanese, così come il Ghivi a Forlì, turno casalingo per il Seravezza che non va oltre lo 0-0 con la Correggese. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, gli inquirenti starebbero seguendo la pista della vita notturna per risalire all'omicidio della giovane di 32 anni, residente nel comune di Lucca, ma domiciliata ad Aosta, trovata morta nei giorni scorsi. È nell'ambiente della vita notturna che si stanno muovendo le indagini sull'omicidio di Elena Serban Radula, la 31enne lucchese di origine romena, trovata senza vita domenica all'alba ad Aosta. La giovane è stata uccisa con un fendente alla gola ed è stata rinvenuta riversa nel bagno del suo appartamento in Viale Partigiani. A lanciare l'allarme era stata la madre, che vive a Sant'Angelo, preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. L'attività della squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura di Aosta, è ora concentrata a ricostruire la vita della giovane, anche attraverso l'analisi dei tabulati e dei dati dei suoi cellulari e delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Ad Aosta, la 32enne, alcune settimane fa, aveva preso in affitto l'appartamento al piano terra e non risulta avesse un'occupazione stabile. La sua morte, secondo quanto accertato dal medico legale, è avvenuta tra il pomeriggio e la serata di sabato. Nell'appartamento non ci sarebbero segni di effrazione e le modalità del delitto farebbero pensare a un regolamento di conti. L'arma usata per l'omicidio non è ancora stata rinvenuta. Continuiamo con la cronaca, perché il cadavere di un giovane residente a Montignoso è stato ritrovato sui binari della linea ferroviaria tra le stazioni di Massa e Forte dei Marmi. Secondo gli inquirenti, una delle ipotesi plausibili è che si trattasse di un incidente. Il giovane, che aveva 31 anni, potrebbe essere salito su un treno merci in corsa ed essere poi caduto. L'uomo, nato e cresciuto a Montignoso in provincia di Massa Carrara, era molto conosciuto in città perché titolare di un noto locale della Movida. E adesso veniamo al bollettino per il contagio del Covid in Toscana. I nuovi casi in regione sono 771 su 11.199 test, di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi. Il tasso dei positivi è del 6,9%, i ricoveri attuali sono 1.849 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva 273, 3 in più rispetto a ieri, i decessi sono stati 31. Nella nostra provincia i nuovi casi sono 103, 52 nella Piana, 5 in Valle del Serchio e 46 in Versilia. Torniamoci ad occupare dell'inchiesta della DDA sul traffico di rifiuti tossici interrati in varie zone della Toscana. Il sindaco di Massarosa, Coluccini, fa il punto della situazione sul suo comune. Massarosa non è la terra dei fuochi, quello dell'area di Pioppo Gatto è un caso isolato che andrà approfondito. Ci tiene a chiarire la posizione del suo comune il sindaco Alberto Coluccini, dopo che questo terreno di via Duccini, una traversa di via di Montramito, è finito nelle maglie dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul traffico di rifiuti tossici provenienti dalle concerie e trattati in un'azienda di Pontedera al centro delle indagini. Il Massarosa non è assolutamente la terra dei fuochi, quanto emerso è grave, gravissimo, ma è un evento circoscritto che fronteggeremo nel modo più adeguato. Ci sono contatti in corso con l'ARPAT per fare una prima analisi della situazione.
Il sindaco, nel sottolineare che l'amministrazione comunale si costituirà parte civile in un eventuale processo, chiederà un approfondimento di analisi all'ARPAT e la bonifica della parte inquinata da parte della Regione, in modo da poter proseguire nella realizzazione dell'insediamento produttivo previsto sul terreno e su cui Massarosa punta fortemente per lo sviluppo occupazionale. In quella zona abbiamo dei progetti di sviluppo con posti di lavoro, in perfetta, diciamo, sintonia con l'ambiente, che non possono essere bloccati per infiltrazioni mafiose. Quindi, se verrà confermato quanto la procura sta indagando, siamo pronti a chiedere alla Regione un intervento speciale per la bonifica ambientale, perché non si può bloccare lo sviluppo di Massarosa per infiltrazioni dell'Ndrangheta. Un incidente sulla variante Aurelia a Viareggio che potrebbe essere stato causato dal fumo di un incendio. Un uomo di 74 anni in sella ad una moto è rimasto coinvolto nella mattinata di lunedì in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada tra i Macelli e l'uscita di Viareggio. Il motociclista ha riportato vari traumi cranico, contusioni al volto, agli arti e all'addome. Comunque era cosciente quando sono arrivati i soccorritori. Tra le ipotesi che abbiano procurato la caduta, non è da escludere che possa essere stato disturbato dal fumo che si è sviluppato da un incendio di una serra in un campo che costeggia la variante Aurelia. Il centauro, in seguito ai traumi riportati, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello con l'elicottero Pegaso. Sul posto è intervenuto l'automedica Est e un'ambulanza della Croce Verde di Viareggio, che ha trasportato il ferito nel piazzale della cittadella del Carnevale, dove è atterrato l'elicottero. I rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Municipale. Il traffico sulla variante ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni dei soccorsi e della bonifica della carreggiata. Ci spostiamo a Pietrasanta perché sono iniziati i lavori di taglio degli alberi di Piazza Statuto, manifestazione degli ecologisti che hanno tentato di bloccare i lavori. Momenti di tensione nella mattinata di lunedì in Piazza Statuto a Pietrasanta, quando gli operai della ditta incaricata hanno iniziato l'opera di abbattimento dei tigli. Una trentina di manifestanti hanno occupato la piazza cercando di entrare nel cantiere per fermare i lavori. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia, i carabinieri e i vigili urbani, che hanno riportato alla calma gli animi. Una delegazione di cittadini è stata quindi ricevuta dal sindaco Giovannetti, che ha consegnato loro i disegni del progetto di riqualificazione della piazza. Progetto che fino ad oggi non era ancora stato svelato chiaramente, secondo manifestanti, e che viene definito come un vero e proprio scempio ambientale. L'amministrazione comunale però tira dritto e il sindaco è convinto che, a piazza terminata, anche i contestatori dovranno ricredersi. Io rispetto le sensibilità ambientali di chi rappresenta un disagio o vuole sottolineare una criticità, ci mancherebbe altro. Poi dopo ci vuole qualcuno che decida, perché se io parlo con 20 persone, sono 20 progetti diversi, poi alla fine ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità e dica: si fa questo, si fa in questo modo, così abbiamo fatto. Le piante che vengono abbattute sono un numero che massimo di 24, può darsi sia qualcuna meno, quello dipende dai tecnici. Io non è che mi sto a preoccupare una pianta in più, una pianta in meno. A me interessa che il progetto alla fine sia un progetto bello, importante, dove si ripiantumano, tante piante vengono tolte, tante vengono ripiantumate, quindi nuove piante di un diametro di 60 cm, quindi già piante importanti, quindi una riqualificazione seria. Saranno 8 le piante che verranno messe a dimora nel lato di via di mezzo della piazza, mentre altre 11 più piccole verranno sistemate intorno alla fontana, opera del maestro Stefano Ciulla, che verrà installata nel lato est della piazza. Salvati dal taglio invece i 3 grandi alberi che si trovano di fronte alla farmacia. E c'era anche una delegazione di ristoratori della nostra provincia nella protesta della categoria che si è svolta a Firenze bloccando la 1. La prospettiva dell'apertura delle attività non placa la rabbia dei ristoratori che sono tornati a protestare. Lo hanno fatto bloccando l'autostrada A1 all'altezza dell'uscita di Incisa in provincia di Firenze. Il gruppo di associazioni che fa capo a TNI, Tutela Nazionale Imprese, tra cui era presente anche una delegazione di lucchesi e versiliesi, ha mandato in tilt il traffico in entrambe le direzioni. Un segno di protesta per dire: vogliamo lavorare senza le condizioni imposte, altrimenti blocchiamo l'Italia.
I ristoratori si dicono in primo luogo contrari al coprifuoco e all'utilizzo solo esterno dei locali, ma non solo. Vogliamo l'apertura, sì, ma a pranzo e a cena, all'interno e all'esterno, con il rispetto degli stessi protocolli che si rispettano nelle mense e agli autogrill. Non vogliamo più il distanziamento di 2 metri, l'avevamo già detto l'anno scorso, dopo 14 mesi siamo ancora qui a parlare. Non al pagamento solo con il POS, nei supermercati puoi pagare in contanti, puoi toccare i carrelli, puoi prendere la merce e lì non gira il Covid, gira solo nei ristoranti il Covid, negli altri posti può girare tutto quanto. Vogliamo tavoli per i frequentatori abituali, non solo per i congiunti. Richiediamo i voucher emergenziali, richiediamo l'esonero dalla presentazione del DURC durante il periodo emergenziale, una moratoria della legge Bersani per tutto il 2023, non ai pass vaccinali, perché se ancora non li fanno i vaccini, la gente che non ha il pass vaccinale fa il pass. Ci sono stati anche momenti di tensione quando un'auto ha investito uno dei manifestanti ferendolo ad una spalla e ha urtato anche un altro dei partecipanti alla protesta. Quest'ultimo avrebbe riportato solo una contusione alla mano. L'automobilista che avrebbe urtato l'uomo è stato fermato poco dopo dalla polizia stradale e identificato. Torniamo a Pietrasanta perché una discarica di rifiuti è stata rinvenuta alle spalle dell'edificio degli ex salesiani. La vicenda risale ad alcuni mesi fa con la segnalazione di alcuni residenti che avevano informato il comune della presenza di sacchi della spazzatura e altri rifiuti nel canale che corre appunto dietro all'ex scuola. L'intervento di ripulitura è stato coordinato da Anna Silvestro che insieme a una squadra di volontari in poche ore aveva rimosso circa 3 quintali di spazzatura. La presenza però di documentazione e di quantità di rifiuti riconducibili ad alcune particolari attività ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri forestali che una volta sul posto hanno interrotto la rimozione dei sacchi per consentire l'avvio di una fase investigativa. Comune di Viareggio ha varato lo stanziamento per la realizzazione del piano di mobilità dolce. Sono di 150.000 euro le risorse che l'amministrazione comunale di Viareggio investirà per la realizzazione di percorsi ciclabili, fondi resi disponibili dai proventi Mover e che serviranno in primo luogo per progettare il piano della mobilità dolce del comune e dare quindi attuazione alla previsione del regolamento urbanistico, ma anche per la realizzazione dei tratti di collegamento tra la Marina di Levante e la Passeggiata e tra il Viale Kennedy e il Viale Europa Torre del Lago, interamente su sede stradale esistente. Due interventi importanti che ci consentiranno di collegare le nostre 2 marine e centri abitati in assoluta sicurezza e daranno un servizio ulteriore ai locali, agli stabilimenti e soprattutto a tutti i cittadini di Viareggio e Torre del Lago che quotidianamente arrivano in queste 2 aree molto frequentate del nostro territorio. Gli altri fondi saranno così distribuiti: 550.000 euro per la sistemazione dei marciapiedi, 500.000 euro per l'asfalto, 350.000 euro per le varie segnalazioni su interventi puntuali, 250.000 euro per la segnaletica e 30.000 per gli interventi sul verde relativi alla sicurezza stradale. Si è svolto sulle colline di Massarosa domenica la prima prova del campionato italiano di trial 4x4. Il percorso di off-road della Gulfa nel comune di Massarosa ha ospitato la prima prova del campionato italiano di trial 4x4, disciplina motoristica estremamente impegnativa che mette a dura prova mezzi ed equipaggi. Divisi in 5 categorie, i veicoli sono impegnati nell'affrontare 4 prove, all'interno delle quali sono posizionati paletti che delimitano le porte che vanno attraversate compiendo il numero minore di penalità, nel tempo massimo di 6 minuti, prove che vanno percorse nei 2 sensi di marcia. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada, che ha potuto avvalersi del supporto organizzativo e logistico della cooperativa Offroad, che gestisce l'impianto, e dell'Offroad Club Versilia. E sono stati proprio padroni di casa ad ottenere piazzamenti migliori nelle 5 categorie in gara, con 3 primi posti, 1 secondo e 1 terzo. Dal punto di vista logistico è stata una manifestazione, diciamo, senza esagerare, ma è perfetta, perché non abbiamo avuto nessun problema. Le macchine sono state tante, perché sono state oltre 30 macchine, e soprattutto divise quasi equamente in tutte le categorie, dalla quella di entrata, che è la original, fino alla massima, che sono i prototipi. Un evento che ha fatto da apripista a 2 grandi manifestazioni che si terranno prossimamente: la 2 giorni del campionato europeo in programma per l'agosto 2022 e la fiera internazionale del fuoristrada del prossimo ottobre,
che vedrà la Gulfa come area test. L'evento sarà a ottobre, dal 15 al 17 di ottobre, e questo è il posto dove si svolgerà, diciamo, la gran parte della manifestazione. Siamo pronti, siamo al lavoro da un anno con la Federazione Italiana Fuoristrada e l'Offroad Versilia, proprio perché questo evento ha una risonanza nazionale e internazionale e vogliamo che venga tutto fatto nel migliore dei modi. Si chiude qua la prima parte di TG1 Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG1 Versilia, apertura dedicata al calcio, la Serie D, andiamo a vedere come sono andati i risultati delle nostre. Nel girone D della Serie D, bene le squadre della nostra provincia. Il Rea Forte Querceta si conferma in un momento positivo, andando a vincere per 3-2 sul campo della Marignanese. Dopo il vantaggio dei locali al 14esimo con Merlonghi, c'è stato il pareggio di Baracchini al 25esimo e la rete di Di Paola al 32esimo per il 2-1, che viene pareggiato da Docente al 42. Ma ancora Di Paola va in rete al 31esimo della ripresa per i 3 punti preziosi per i ragazzi di Cristian Amoroso. Stesso punteggio per il Givi Borgo, che ha superato il Forlì in trasferta 3-2 grazie alle doppiette di Cargioli al 14esimo del primo tempo e 18esimo della ripresa e la rete di Ferleca su rigore. Per i padroni di casa, doppietta del lucchese Manuel Pera. Il Seravezza Pozzi al buon riposo ha pareggiato 0-0 con la Correggese, muovendo di poco la classifica. Adesso il campionato si ferma per recuperare 14 gare rinviate causa Covid-19 e riprenderà domenica 9 maggio. In eccellenza inizio positivo del Camaiore, che ha vinto 1-0 sul campo del Tutto Cuoio grazie al gol di Da Pozzo al 20esimo del secondo tempo. Sconfitta invece a Perignano 1-0 per il Tau Alto Pascio. Passiamo all'hockey, perché in A1 il hockey Forte dei Marmi ha finito al primo posto la regular season e adesso partono i playoff. L'hockey Forte dei Marmi è andato a vincere la stagione regolare 2020-2021 del campionato di Serie A1. Nell'ultima incredibile giornata di gioco la capolista si è aggiudicata il campionato con 3 punti di vantaggio su Lodi, fermato a Bassano con il punteggio di 5-3. Il Trissino non ha sfruttato l'occasione ed è caduto in casa sotto i colpi del Follonica con il risultato di 7-3. I versiliesi esultano 4-3 sulla pista del Correggio, ancora una volta difficile da espugnare vista l'alta intensità prodotta dai ragazzi del duo Iara Bertolucci. Avanti di 3 reti si fa raggiungere nel secondo tempo con le reti di Garcia per il 3-3 per il Correggio, gol anche di Cinquini. Il catalano Cajas, autore di una tripletta, spinge in rete il tiro diretto decisivo al 40esimo minuto per il 60esimo punto conquistato. L'altro gol è di Motaran per i rossoblu. 18 vittorie come Lodi e Trissino per il Forte dei Marmi, ma 6 pareggi e solo 2 sconfitte contro le 5 dei Lombardi e 7 dei Vicentini. I rossoblu conquistano anche i titoli virtuali di miglior score con Federico Ambrosio, 44 reti, il miglior portiere Riccardo Ognata con 2,65 gol subiti a partita, miglior difesa della 1 e secondo miglior attacco. Adesso, dopo la Final Four di Coppa Italia, via ai playoff. Si chiude qua anche la pagina sportiva di TG1 Versilia, tra poco la terza parte del TG. Ben trovati la terza parte di TG1 Versilia, la consueta rubrica degli auguri. Oggi è il compleanno del mitico dottor Enrico Petri, tanti auguri da parte della moglie Patrizia, dei parenti, degli amici e ovviamente di tutti i viareggini. Bene, con questo termina la terza parte di TG1 Versilia, io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.